Ciao a tutti. In questo video vorrei tornare a parlare dei figli, del sesso. Come ho detto negli altri miei precedenti video, in cui ho parlato dell'aborto, del sesso, i figli accadono, l'amore accade, il sesso accade. Sono l'uno conseguenza dell'altro, l'amore, il sesso, i figli. Ma come conciliare la verità suprema, questa verità suprema, che l'amore accade e di conseguenza poi accade il sesso e poi accadono i figli, col fatto che i figli devono accadere solo in determinate circostanze della vita e non possono accadere tutte le volte in cui facciamo sesso con il nostro compagno di vita, con la nostra compagna di vita. Probabilmente, a prescindere dal sistema, a prescindere dal decorso della nostra vita, quando accade un figlio, i genitori dovrebbero farlo nascere e crescere a prescindere da tutto. Sembrerà una condanna questa, eppure un figlio è una cosa bella, non dobbiamo considerarlo mai come una condanna, una catastrofe, è avvenuta una catastrofe, è avvenuta una disgrazia. Abbiamo concepito un figlio, che disgrazia. Sono cose brutte queste. È un modo ingiusto di ragionare. Il fatto è che nella vita noi tutti abbiamo altre priorità, tipo la scuola, tipo il lavoro, la libertà. C'è chi non vuol perdere la libertà. Abbiamo dunque la pretesa di programmare tutto a tavolino, perseguendo tale programma alla lettera e imponendo alla vita di obbedire a questo programma, al programma che ci siamo posti. Quindi tutto deve seguire questo disegno di vita, disegno spesse volte prestampato dalla società, dal sistema società in cui viviamo, cui noi possiamo aggiungere ben poco. La società ci dice: vai alla scuola superiore, vai all'università, poi lavoro, poi il fidanzato, la fidanzata, poi il matrimonio, poi i figli, e tutto deve andare così, tutto in ordine. Oppure finisci la scuola superiore, trovati il lavoro e dopo la fidanzata o il fidanzato, poi il matrimonio, poi i figli. Quindi tutto deve andare in ordine, tutti noi dobbiamo seguire questo schema, quest'ordine. Eppure, non è, diciamo, questo non è uno schema, la vita non è obbligata a, diciamo, a obbedire a questo nostro schema, a questo schema impostoci dalla società. Perché spesse volte questo schema salta, si presenta, per esempio, accade un figlio prima di finire la scuola, prima di finire l'università, ed ecco perché poi il figlio diventa un bambino, diventa una tragedia, perché ci fa saltare il nostro schema di vita. Io dovevo prima finire la scuola, poi doveva accadere il figlio, non doveva accadere adesso. Ma la vita non la si può programmare a tavolino e costringerla ad obbedire ai nostri schemi, alle nostre aspettative. Quando accade
una cosa bella come un figlio, dovremmo avere la sensibilità e il buon senso. Scusate se mi sono interrotto. Stavo dicendo, quando accade un figlio, dovremmo avere la sensibilità e il buon senso di assumercene le nostre responsabilità, anche rinunciando a qualche nostro progetto, per amore di un bambino, per amore del nostro bambino. E poi non dovremmo solo non dovremmo solo avere la sensibilità, avere il buon senso di assumercene le nostre responsabilità, ma dovremmo gioirne. Cioè, la regola sarebbe che dovremmo gioirne. Dovremmo gioirne e assumerci le nostre responsabilità. Ma le nostre responsabilità vengono dopo la gioia, vengono in automatico la gioia. La regola è che dovremmo essere felici, dovremmo gioirne. E non che è accaduta una disgrazia e dovremmo cercare di limitare i danni assumendoci. Cioè, un bambino non è una disgrazia. La regola è che un bambino è una cosa bella, è una gioia, dovremmo gioirne. E poi, non lo so, ci troviamo a fare questi ragionamenti all'incontrario. E dovremmo quindi, in automatico dovremmo anche rinunciare a qualche nostro progetto di vita, per amore del bambino, il nostro bambino. Se un figlio accade, non dobbiamo farne una tragedia, non è una tragedia, questo è un modo sballato di ragionare. Io credo che lo stesso Stato dovrebbe aiutare coloro che in condizioni economiche precarie si accingono a ricevere una nuova vita. Ciò non toglie che non si debba prevenire la gravidanza in età o in momenti poco adatti, perché prevenire è sempre meglio che poi abortire o farne una tragedia oppure prendere il bambino e buttarlo nell'immondizia come fanno tante persone, come fanno non tante persone, ma lo fanno, lo fanno. Lo possiamo prevenire benissimo con la contraccezione, perché non lo dobbiamo fare? Quando poi invece non ci siamo riusciti, perché non sempre si riesce a prevenire una gravidanza, perché la passione, l'amore sono così, la natura è così, la nostra natura è così, dovremmo gioirne, dovremmo essere felici, non dovremmo farne una disgrazia. E adesso come facciamo? Ma non doveva succedere. Ma succede, accade. E quando accade è bello, cioè dovrebbe essere bello. Dovremmo opporci con l'atteggiamento giusto e non con l'atteggiamento sbagliato, facendo di questo accadimento una disgrazia, una tragedia. Perché l'atteggiamento giusto è che dobbiamo gioirne. Qual è la regola, la normalità? Dovrebbe essere la regola, la normalità. Le regole, la normalità. E dove sono le regole, la normalità? Sono per le rare. Grazie per avermi ascoltato. Ci sentiamo presto. A presto. Ciao.